abbiamo con noi il dottor Alberto Candiani, premio Scienza e Industria del 2022. Dottore, come fare a conciliare la produzione industriale con la sostenibilità ambientale? Credo non sia più una scelta ma sia un obbligo. Nel nostro caso, nello specifico, l'obbligo è stato favorito dal contesto territoriale. Ci troviamo all'interno del Parco del Ticino, che è diventata l'istituzione di riferimento anche da un punto di vista normativo, per cui ci ha in qualche modo guidati verso un'innovazione sostenibile che dura da decenni e che oggi ci premia sul mercato, direi finalmente. Come nasce l'idea di un jeans sostenibile e biodegradabile? L'idea di un jeans sostenibile nasce dal controvertire le regole, perché produrre un paio di jeans e produrre il tessuto denim con cui si fanno i jeans richiede un sacco di materie prime, un sacco di energia, un sacco di acqua ad esempio, e quindi significa andare a efficientare tutto. L'efficienza è il vero principio che sta alla base della sostenibilità da un punto di vista industriale. Non si vuole buttare via niente, si vuole ottimizzare tutto. Questo richiede investimenti importanti, processi, best practices come dicono quelli bravi, ma soprattutto poi serve un po' di creatività, e noi italiani siamo bravi. Lei si riferisce probabilmente al jeans elasticizzato biodegradabile che produciamo. Nessuno aveva mai pensato di usare un derivato della gomma naturale per poter elasticizzare i tessuti. Noi ci abbiamo pensato noi. Ci vuole spiegare qualcosa in più delle caratteristiche di questo jeans? Leggevo ad esempio che sostituite l'elastane derivato dal petrolio con un mix appunto di fibre che si decompone nell'arco di 6 mesi. Cosa ci può dire in più? L'idea era appunto quella di andare a innovare ulteriormente la nostra specialità, che è il tessuto denim elasticizzato. Abitualmente si elasticizza con degli elastici sintetici che non sono biodegradabili, impiegano 300-400 anni per degradarsi. È vero che la chimica ha fatto dei progressi ed esistono soluzioni migliori, ma noi cercavamo qualcosa che fosse sia di origine naturale e rinnovabile, sia compostabile e biodegradabile. Quella ricerca ci ha portati verso il mondo delle gomme naturali. La tecnologia l'abbiamo brevettata, si chiama Coreva, addirittura diventerà un marchio il prossimo anno, ed ha fondamentalmente un fine vita al prodotto estremamente circolare, ovvero dà sia opportunità di riciclaggio, altissima possibilità di riciclaggio delle fibre che contengono Coreva, e ciò che non può essere riciclato può essere utilizzato come fertilizzante organico, quindi tornare alla natura possibilmente per coltivare del nuovo cotone. Questo è quello che in pratica intendete voi quando parlate di modello rigenerativo circolare. Corretto, questa è la differenza fra una circolarità che può per esempio includere il riciclaggio o solo riciclaggio e una forma rigenerativa e circolare che quindi prevede ritornare alla natura una materia. Collaborate anche con grandi marchi noti a livello internazionale? Sì, collaboriamo con molti marchi, abbiamo più di 200 clienti nel mondo. Quelli con cui collaboriamo sono però quei clienti che innanzitutto hanno uno storico con noi e sono quelli che assieme a noi spingono per l'innovazione sostenibile. Posso citare dei nomi, ad esempio il nostro cliente più grande ancora oggi è Levi's, che è una cosa abbastanza particolare, e Levi's sull'innovazione spinge sempre molto. In Europa lavoriamo tantissimo con Hugo Boss, che sta diventando molto attento alla tematica sostenibile, ma poi devo dire la verità, quelli ancora più attenti sono marchi un pochino più piccoli, magari non conosciuti, che però stanno iniziando a fare un ottimo lavoro di comunicazione verso il consumatore finale, che è sempre più interessato alla tematica sostenibile, soprattutto grazie all'ampliamento digitale della comunicazione e delle vendite. Il futuro della moda sarà fatto di tessuti biodegradabili? Non solo, il tessuto della moda sarà anche fatto da tessuti e materiali degradabili, biodegradabili, compostabili, ma anche da materiali durabili. Il principio fondamentale che sta soprattutto dietro un paio di jeans, quando si parla di sostenibilità, è che duri tanto, e quando si rompe lo si ripara, per cui la durabilità è fondamentale. La durabilità può abbracciare anche delle componenti sintetiche per appunto garantire resistenza, forza e quel tipo di qualità, ma sicuramente quello che sta cambiando nella moda è ingegnerizzare tessuti e prodotti pensando al fine vita, quindi se abbiamo un problema ingegnerizziamo qualcosa che lo risolva alla base, come abbiamo fatto noi con Coreva. Per la lungimirante direzione della sua famosa azienda, simbolo del Made in Italy nel mondo nel settore moda, per aver coniugato innovative tecnologie produttive con la salvaguardia ambientale. Complimenti, e invito l'architetta Barbara